Buonasera, sono Belingheri Loris dell'associazione Ragazzi on the Road e questa sera siamo qua in via Brescia a Clusone. Un momento importante questa sera, un momento dovuto anche perché è un progetto importante, un progetto che riguarda forze dell'ordine e giovani. Sono due situazioni che devono oramai andare sullo stesso binario, forze dell'ordine perché a loro va il nostro ringraziamento, alla polizia locale, alla polizia stradale, ai carabinieri, a tutti quelli che si prodigano per far sì che un po' di prevenzione ci sia, soprattutto nei confronti dei giovani, che è l'altra parola magica di questa sera, a loro e alle persone e alle famiglie che hanno perso dei ragazzi sulla strada, un qualcosa che non può esistere anche perché non può succedere che la vita che sia un dono possa essere sprecata in una serata di divertimento. Ci sono tanti modi per divertirsi e il modo più stupido e più banale che ci possa essere è quello di perdere la vita perché ci si mette a correre con una macchina cercando di farsi del male e magari facendo del male anche ad altre persone. Quindi l'incontro di questa sera è un incontro dovuto e voluto, è un incontro importante e mi auguro proprio che i ragazzi possano prendere spunto da questi momenti. Le vittime della strada che qui attorno purtroppo hanno lasciato abbandonato la loro vita. Partendo da, come abbiamo ricordato prima l'appuntato Emanuele Lenzini, ricordiamo anche Gabriele Rappa, Matteo Milani, Davide Fornoni, Lorenzo Bordogna, Mattia Bevilacqua, Luigi Zanoletti, Marica Bertotti. Per il secondo anno il nostro ufficio si trova qui, quest'anno a Clusone, in questa serata che reputo essere estremamente importante perché è dedicata a dei ragazzi che fanno un'esperienza direi unica nel loro genere, estremamente costruttiva e che a loro servirà e che noi confidiamo loro porteranno ai loro colleghi, compagni, amici, compagni di scuola perché venga inviato il messaggio della legalità, del rispetto delle regole degli appartenenti alle forze polizia. Con questa partecipazione vogliamo esprimere che la Procura della Repubblica è un'entità non così lontana da ogni cittadino ma presente e sempre disponibile per rendere il servizio alla collettività. Sono il papà di Matteo Milani, morto in un incidente stradale a luglio del 2018, un ragazzo di 19 anni. E purtroppo dopo aver subito questa disgrazia, con l'aiuto di alcuni, anzi parecchi, degli amici più stretti, abbiamo deciso di fondare un'associazione di volontariato che si chiama Tutti con Teo e ci hanno presentato il progetto di Ragazzi on the Road, lo abbiamo valutato in queste 3 settimane, abbiamo finanziato la partecipazione di un amico di mio figlio e ci è piaciuto tantissimo e speriamo che la collaborazione possa durare per parecchio tempo perché siamo molto interessati a questa cosa. La città di Clusone è stata felice di ospitare l'edizione di On the Road 2019. Come comandante della Polizia Locale della città di Clusone sono felice e ringrazio tutti i miei collaboratori che ogni giorno svolgono il controllo stradale finalizzato alla prevenzione e alla repressione di fenomeni illeciti legati alla circolazione stradale. È una situazione che ovviamente entra nelle scuole, viene fatta in maniera costante durante tutto l'anno. I colleghi svolgono l'attività presso dall'asilo fino alle scuole superiori, si cerca di dare ai ragazzi quello che possiamo dare, cercare di avere un rapporto di fiducia affinché la regola venga vista come una possibilità, una regola della vita contro una volontà spesso di superare le regole e credere che queste regole siano superflue o che vogliano danneggiarci.
Ciao a tutti, sono Elia Danelli, siamo qua stasera a Clusone per un controllo, una pattuglia, un controllo generale delle automobili. Sono qua in ricordo di un mio amico che si chiamava Matteo Milani ed è deceduto in un incidente stradale. Ringrazio On The Road per avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto.